grazie a tutti per essere qui, grazie Lorenzo. La FIOM è qui perché la FIOM è chi è con chi non si rassegna. È perché quella parola magica che ci stanno ripetendo, che non c'è alternativa, non c'è alternativa a quello che stanno portando avanti, beh, noi non ci crediamo, noi crediamo che l'alternativa ci sia e che è da responsabili come noi stare qui a dire che noi ci opponiamo alle misure di Monti e a quello che sta portando avanti Marchionne all'interno di tutti gli stabilimenti Fiat e che temiamo possa cominciare a portare avanti insieme a tutta la Confindustria anche altrove. Perché c'è un'alternativa a un governo che sta subendo un diktat che viene dalla Banca Centrale Europea, dall'Europa, quell'Europa che ancora una volta sta facendo quello che gli stanno imponendo le banche, il sistema finanziario. C'è un'alternativa a dire che dobbiamo raggiungere un pareggio di bilancio e per raggiungerlo dobbiamo continuare sempre i soliti a fare sacrifici. E pensiamo che non ci sia una grande differenza tra Monti e Marchionne. Ci hanno imposto il professor Monti passandocelo come qualcosa di diverso da Berlusconi, diverso perché non vestiva il doppio petto, perché aveva un comportamento più papabile, più presentabile, perché era un qualcosa che forse poteva essere in discontinuità con le politiche fatte fino ad oggi. Purtroppo molti italiani si sono svegliati da un sogno al quale noi non abbiamo creduto, ci hanno impedito di votare per questo. Un sogno perché Monti sta facendo un lavoro ragionieristico, un lavoro che probabilmente molti di noi avrebbero saputo fare allo stesso modo, perché purtroppo Monti rappresenta una continuità totale con quello che questo paese ha subito fino ad oggi. Perché Monti è come Marchionne? Perché Marchionne ha ripetuto le stesse parole di Monti a quei tanti operai che per primi hanno dovuto subire l'imposizione del modello pomigliano. Quei lavoratori a cui è stato detto che non c'era un'alternativa, non c'era un'alternativa a quel modello, non c'era un'alternativa al fatto che per avere lavoro bisognava rinunciare ai diritti, bisognava subire turni massacranti, bisognava rinunciare a essere pagati quando si era malati e bisognava rinunciare a eleggere i propri rappresentanti, a eleggere quei rappresentanti dei lavoratori che oggi sono impossibilitati a portare avanti qualsiasi trattativa e oggi siamo nella situazione in cui la FIOM, che è il sindacato più rappresentativo all'interno della Fiat, non può neanche partecipare a una trattativa che di fatto non esiste e quindi viene esclusa da un tavolo al quale sono presenti esclusivamente Marchionne, i sindacati complici e i rappresentanti degli industriali. Marchionne disse che Pomigliano però sarebbe stato il solo caso, l'unica fabbrica che avrebbe avuto quel modello, perché volevano impedirgli di delocalizzarla e quindi stavano dando un'opportunità a quei lavoratori. Beh, non è stato vero. Da Pomigliano si è arrivati a Mirafiori, da Mirafiori ad altri stabilimenti Fiat e oggi tutto il gruppo Fiat intende uscire dal contratto collettivo nazionale e impedire a dei lavoratori di avere dei propri rappresentanti, impedire a dei lavoratori di scioperare se non sono d'accordo con quel modello e sta sostanzialmente operando una riassunzione dei lavoratori lasciando fuori tutti quelli che sono in dissenso con quel modello e quindi anche tutti gli iscritti a sindacati che non sono complici. Questo è quello che ci ha raccontato Marchionne. Non c'è alternativa, ci diceva. Noi crediamo che l'alternativa ci sia, come pensiamo che ci sia un'alternativa a quello che ci sta dicendo Monti. Pensiamo che ci sia un'alternativa, perché a quel modello purtroppo rischiamo di portare avanti a questo punto delle iniziative, delle misure che non solo colpiranno oggi i soliti più deboli, quindi i pensionati, colpiranno il lavoro dipendente, colpiranno comunque i giovani, perché questa manovra sta soltanto tagliando e non sta investendo una lira sul futuro. Non si investirà sulla scuola, non si investirà sull'università, non si investirà sulla ricerca, non si investirà sullo sviluppo di questo paese. E quindi a questa manovra, già lo sappiamo oggi, seguiranno altre manovre, perché già siamo in recessione, perché già questo paese è in recessione, perché l'industria non è mai stata peggio, perché questo paese non ha mai prodotto così poco.
Perché poi non è vero che Monti è un amico di Marchionne, perché nel momento in cui alza l'IVA e aumenta il prezzo della benzina, voi mi dovete spiegare come riuscirà Marchionne a vendere quei modelli, tra l'altro nuovi modelli, non se ne vede neanche l'ombra, e quindi chi comprerà quelle autovetture che oggi già non si producono in questo paese? Quindi c'è un'alternativa, noi pensiamo che dobbiamo portare avanti un'idea alternativa per dare un futuro a questo paese e dare un futuro ai giovani. Noi pensiamo che l'idea di un pareggio di bilancio sia folle, e questa cosa non lo dice solo la FIOM, non lo dicono soltanto i draghi ribelli, ma lo dicono tanti altri tecnici, tanti altri economisti, tante altre belle teste pensanti che ci sono in questo paese, e stanno cercando di dire a Monti che quel modello è un modello che ci porterà a una recessione dalla quale non rischiamo di non uscire mai più. Quindi portiamo avanti un altro modello, costruiamo un'alternativa di modello di sviluppo, un'alternativa di modello economico, proprio perché a questo paese siamo affezionati, perché vogliamo dare un futuro a questo paese. E quindi come FIOM noi scenderemo in piazza e sciopereremo lunedì 8 ore, e continueremo a scioperare per gridare a tutti che un'alternativa c'è, e noi pensiamo che se tutti insieme siamo il 99% contro l'1%, noi possiamo farcela. Quindi continuiamo a occupare le strade, a occupare i posti di lavoro, a occupare la scuola, a occupare l'università, dicendo questo, che l'alternativa c'è e che noi non ci rassegniamo, che c'è un'alternativa, dobbiamo perseguirla tutti insieme dal basso, e ci dobbiamo credere.